È a Madonna, non si capisce posto. più niente. Non si è mai capito niente dall'inizio. Non è vero. Ciao Tessarin, Ste. Cos'è che ci serve adesso? Ragazzi, uno col trattore a prendere il coso. Secondo me ci vorrebbe un altro camioncino. Il 33 è tutto da fertilizzare. Mike, quanti campi hai comprato? Che campi ho comprato? Non ho comprato nessun campo. Quattro all'inizio. Erano No, ce ne sono sei. una. Qua non riusciamo a gestire i campi, figurati se Peps, cosa mi conviene vendere? L'avena. Mike, lì c'è un sacco di roba da caricare, ma non ci sono Fixio! campi. I semi sono dall'altra parte, bananone. Stanno qua, eh. Allora. Sì, di avena che ne abbiamo tanta. Dove? Ok. Qua dove sono io? Ma quelli non è la stessa zona, Aspetta. quelli che ho caricato prima. Sono di più. Ok. Ragazzi, su quale campo vi serve il trasporto? Madonna, metterò più Uomini! seme, porca pizzolotta. Peps, dove vai? Questo cacchio di rimorchio, di camion, scusatemi, non ha un rimorchio adatto per qualunque roba, no, è per il man. Ah, eccolo qua. Avena? Linton Mill. Il macchinario per il fertilizzante serve? Qual è il macchinario per il fertilizzante? Quello gigante che si allarga, che Sì. spande, sparge. Quello serve per la calce. Ah, ok. Dove si prende la calce? Che cacchio se lo ricorda? Eccola qua, grosso sacco di calce viva. Uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, Mike, e sei, c'è Luca Dona che nel Discord sta sulla stanza FK, No, vedi se lo no, a riesce. posto, a posto, Maverick. Poi io Io guardo, vado a io non mangiare. vedo. Io vado a mangiare, se volete vi lascio il posto. C'è Andrea che non aspetta altro. Caricati, Io sei esco, vicino. Ti fai con comodo. Che esce? Elsie. Oh, è uscito Madonna Santa, è uscito Gesù! Dai, vi seguo dalla live dopo. Ok, vado a mangiare. Buon Buona cena! proseguimento. Fixio! Buona cena. Fixio, cosa stai facendo, Buona. La pazzo? tecnica di Peps. Lascia stare, che Peps non è a seguire in nessun caso. Allora lo porto così. Dove ha Sì. È portato questo trattore? carico, Fixio? Sì, al massimo. Ok, Dove portalo in. l'ha portato? Vicino a. Quello è pieno di fertilizzi, di semi, eh. Allora, riassumendo per favore, signori. Pausa. Sì, riassumendo, per quello ne sto approfittando adesso. No, Fra, ma che gusti hai, veramente. Ciao, Bolax, buonasera. Ciao, Luca 000033333. Abbiamo bisogno di portare via il camion, quello lì vecchio, chiamiamolo Fiat, chiamiamolo come volete, con il fertilizzante alla fattoria. Nel frattempo il trattore con il fertilizzante dovrebbe essere già via, vero? Sì. Sì. Abbiamo Io la lo porto io. calce qua, abbiamo la calce, il rimorchio con la calce. Sto venendo a Devo prendere. fare qualcosa? Fatemi capire se io posso mettere in un carrello della calce, vero? Ce la posso mettere? Io posso fare Posso? qualcosa, per favore. Sì, Scusami? sembra di sì. Se posso fare qualcosa, per favore. Chi sei? Eugenio. Eugenio, banana, vieni al negozio. Portati un trattore. Dobbiamo caricare la calce. Oh, cazzo. Peps, cosa stai facendo? Peps! Mi porto tutto. Ma il rimorchio mi serve qua, banana! Prendo il muletto. Dove ti devo scaricare sto Aspetta, lascio sorcio? questo Allora, alla fattoria, se non ricordo male. questo riassunto, scusatemi che dopo devo ripetere 8 volte. Il rimorchietto, questo che ho preso adesso, Luca. Maverick, Andrea, in questo Io ho rimorchietto capito. qua, a 2 ruote, ci mettiamo la calce viva. Ok?
Anzi, mi conviene prendere uno più grande. Io ti dico solo che vedo Peps qua davanti a me che corre nel vuoto e Peps sul camion che cerca di portare via qualcosa. Sì, infatti mi ha collegato il rimorchio. Dio santo, Peps, non ti chicco, mannaggia me. Mannaggia me se non entro stasera, non ti chicco dalla partita. Ma sei una banana, me lo porto io, senza che fai venire gente. Ma non c'è bisogno che te lo porti, perché devi caricarlo allora, capito? Pino, c'hai il carico pieno. Da me è sparito. Sto andando a venderlo. Allora, prendiamoci uno di questi belli della Feltrina. Feltrinelli. Eccola qua. Cos'ha sto camion? Che so ste cose qua, Maverick? Non lo so, se è fertilizzante. Ma come si scarica poi sta roba? Aspetta, aspetta, vai avanti che mo ti lascio un rimorchione. Ok. Come si scarica sta roba che ho? Niente, quello si alza il coso dietro con i pistoli e poi tu vieni avanti. È come quello che sta in quello giallo. No, abbandoni là. Premi A, Peps, premi A. Ah. E lo lasci lì e torni indietro. Che ci hai messo dentro? C'è del fertilizzante là dentro. Dai, vai via adesso. Mi volevo portare anche l'altro carrello pieno di calce, no? Ma c'ho gente qua che non fa niente, tu vuoi farti 8 viaggi per farli efficaci, porca miseria. Ma non hai trattori. Appunto, in negozio io avrei bisogno di 2-3 trattori, cioè, vedi che qua è il problema, cioè se devo stare qua a gestire 16 persone, io non so esattamente cosa fanno gli altri dal campo. Peps che dovrebbe darmi una mano, che l'ho promosso. Andrea, mi fai esplodere il trattore, porca miseria. Cosa? Io ho promosso Pino come responsabile personale. Sì. Allora arrivo. Pino promuove come Umi e Umi promuove Maverick. No, dai, che arrivo io al negozio con il trattore. Io sto portando un trattorino da voi. Ok. Il negozio è lì alla sinistra, si accomodi. Siamo su Greenwich Valley. Ok, Mav, lascio che gestisci te il negozio. Sì, qual è la calce? La calce sono questi sacchetti, la vedi sopra, guardi sopra, Mav. E c'è scritto cacco 3, io cacco 3 volte al giorno. C'è scritto sopra. Marie, e ce l'abbiamo un carrello che va su questo Fiat per la vendita? A semirimorchio? Secco. Lo stavo cercando, ma mi sa che non c'è. Dandy, fai sbagliato il parcheggio. Che ha una bella potenza sto camioncello per vendere. Lo so. Questo mi dice grosso sacco di calce viva, in realtà altro che grosso. Avanti per favore, ditemi cosa vi serve e io cercherò di venirvi incontro. Oh, basta questa calce, quanto ce sta? Un bel semirimorchio potente. Bisogna riempirlo, guarda che consuma un sacco. Sì, è vero. Consuma veramente un fottio. Dandy, finisci a caricare anche tu un po' di calcio, già che sei qua. Sì. Un semirimorchio potente. Bucce. Sì. Dove te li metto questi? Al 62, dovresti andare da Dani a scaricare. Serve ancora lei in negozio o possono continuare le vendite io? No, continua Pino. No, okay. Vieni qua Pino in fattoria. Tu devi gestire. Vado io in negozio. In fattoria. Ti ho comprato il rimorchio. Grosso e potente. La macchina fare le balle di fieno. E l'ho messo dentro nella cosa, nella stalla. In fattoria mi dicono. In fattoria, sì, nel deposito. Eccolo qua, sì, è su questo Massey Ferguson collegata. Non so chi l'ha chiesto perché non vi riconosco dal nome, ragazzi, ma è questo il discorso. Peps. Sì. Cos'è che facciamo? E niente, a Puccia gli fa cagare, ma se Ferguson, lui vuole JCB. Ha più forza trainante questo. Ci metto un dove lo scarico il coso del fertilizzante liquido? Mettiglielo qua, Peps, mettiglielo qua. No, qua si carica, non puoi metterglielo qua.
Mettiglielo qua dietro dove c'è Fixio. Giriamo a sinistra e facciamo qua il deposito, ragazzi. Qua. Ci vorrebbero anche dei cartelli, ci vorrebbero, per capire cosa stiamo facendo. E questo è il senso di questi giochi, Lofra, capito? Giocare tutti insieme, fare cose, fare lavori, sentirsi utili, andare a spiare Leonardo che lavora. Quindi se torno al negozio trovo il mio semirimorchio. Trovi un rimorchio, non trovi un semirimorchio, sì. Abbiamo Leonardo che sta arando di prepotenza e Seco che sta coltivando di prepotenza. Mi avete chiesto un aratro più potente? Purtroppo abbiamo i trattori che fanno cagare, quindi al momento anche se abbiamo un aratro più potente non facciamo altro. Mike? Eh? Comunque c'è tipo un aratro impigliato su una rete tra il gruppo 32 e il 31. Non so come ci sia finito. Non dico altro, cioè, tipo, porca miseria. Quindi a nessuno servono i semi. Prendiamo come un no. C'è Nicola che sta seminando in questo momento. Va messa quella calce viva sul 33. Che devo prendere qua al negozio? Maverick! Oh. Cosa devi prendere al negozio? Come cazzo c'è finito sto aratro qua sopra il recinto, ragazzi? No, dove? Tra il 31 e mi sa che era quello di Darwin. No. Dietro sul campo. Non è roba mia quella. Mike, serve altra calce qua. Come siamo messi? Io sto arrivando. Io sto al 52%. Ho ripristinato un aratro. Ah, prendo io. Io sono arrivato al negozio. Prendo io l'aratro, Mike. L'ho ripristinato, al negozio. Preso. Su che campo serve? Su che campo serve l'aratro? Beh, se non sono stati fatti va fatto il 41. Sul 60, 42, direi. 60. Poi bisogna venire a prendere le balle di fieno. Sti cazzi. Raga, non abbiamo più soldi. Abbiamo dei caricatori. Sì che abbiamo dei caricatori. Abbiamo... Che rimorchio abbiamo per metterci sopra le balle? Un qualsiasi rimorchio va bene. Tipo quello c'è blu. C'è mica quello giallo. È una schifezza il suo trattore. Quale? C'è questo, Mike. Questo. In quello vuoi mettere le balle? No, Mike, avevi mica preso quello rosso per le balle. Non so più nemmeno cosa ho preso, cioè... Ah, sì, questo qua, dietro quello rosso a sinistra tua, Mike, può essere? Quello che va attaccato al camion. Al camion, il Fiat vecchio. Ma quello è un carico, non è... Cioè, quello è cassone. Serve un... No, ho capito. Ci sono sti... Ah, questo non è un trasporto di niente. Qua ci sono... Ma sono dei semi imboscati questi. Ma che cazzo? Oh, no, l'ho messi lì per chi serviva. Ma sono imboscati nei cespugli, non li vede nessuno. Come non li vede nessuno? Ah, il trattore di Umi. Ho detto se serviva semi a qualcuno, nessuno ha risposto, l'ho lasciato lì. Il trattore va bene. Dimmi, Fix, avevi bisogno? Sì, dicevo i semi se servivano a qualcuno. Ah, ok, no. No. Se non riesco a collegare. Cos'è questo, morti? Pino? Eh? Cosa stai facendo? No, ho appena finito di vendere, adesso se dici vado a vendere ancora. Beh, se c'è altra roba, basta che guardi il prezzo giusto al posto giusto, Pino. Mi fido, eh. Pino, mi servi per la trebbia sul 61. Fixio, abbiamo qua un rimorchietto, eh. Dove? Guarda, qua dietro, dove stanno tutti, Nicola, Seco, mamma, abbiamo il rimorchietto questo qua stupido. Ci si possono mettere delle balle sopra. Ok, lo prendo. Ma sul 61 c'è una mettitrebbia piena. Ok, allora vado a prenderlo. Aia. Ci sono un altro camion. Sto irrigando tutto il 33. Arrivo io, eh. Aspettatemi.
Con questo trattorino posso fare qualcosa? Quale trattorino? Sì, ci puoi rendere più allegri. 66-69. Ah, di sì. Se no lo butto nel fosso, se no non vengo. Ma mettilo lì in qualche cunetta, lascialo. Quale trattorino? No, quello con le rotelle. Come quello con le rotelle? Quello che fai fare le foto ai bambini quando vedono la campagna. Che bello! È veramente ridicolo, piccolino. Quello che sta dal parrucchiere quando ti deve tagliare i capelli. Ma no? Quello si può usare per le vendite, si può usare per fare cose. Le vendite di gelati, sì, sì. Si può usare per, che ne so, per usare il ranghinatore. Cioè, ok, capito? Dove devo prendere le balle di fieno? Seguimi. Maverick, cosa stai combinando? Ma questo trattore fa schifo. Quale? Non sento altro che questo trattore fa schifo. Questo trattore fa schifo, cazzo. La prossima volta, ma ti do a te il coso per comprare, compri tutto te. No, non è neanche un trattore, questo mi sembra il coso. Ma quale? Invece di fumare, dimmi quale? Banana. Quello blu che si piega là con la l'asse che gira, quella, capito? Luca, stanno offendendo il tuo trattore soviet. Oh Maverick, sto rimorchio grosso, non riesco a collegarlo. Vedi se riesci a prenderlo tu. E io vedo se riesco a prendermi questo qua dove stai bestemmiando. Adesso non so come Ma devo finirlo a caricare, sta al 50% di calce. Ah, non è pieno. Eh? Il rimorchio rosso è per trattori? Mi sa proprio di sì, perché non riesco a agganciarlo. Qual è il rimorchio rosso, porca miseria? Peps, mi sa che ti ci vorrebbe il camion che sto usando Maverick, non so. Quello che hai comprato, il nuovo, il piccolino, Mike, è per trattori. Lo prende Eugenio, esattamente. E ce lo porta alla farm. Ma questo campo è... Cosa bisogna fare al 61? Sto scaricando. Ma dove sono le balle? Certo. Infatti, dove sono le balle? Al 60. Abbiamo sbagliato indirizzo, Fixio. Oh, no. Tiriamo dritto di qua. Una volta che volevo lavorare anch'io. Magari prova a ricaricare Tessarin. Ma se quel negozio serve un altro trattore, lo vado a prendere. Ragione, dimmi. Non ti voglio acciaccare, però. Cadetto. Cos'è? Fai pure. Chi è che sta seminando? Ho perso le balle, sì. Ma fuck, ma qua non ci serve. Ci serve un ranghinatore, Puce. Ah no. Va bene, bisogna andare dietro. Ok, ma hai già passato il ranghinatore? Già. Seminato nelle 61, che chiazza. Pucci, utilizzi la tecnica dei campi a calcio. Adesso la chiocciola. Lo devo infilzare per bene. Sparito, che noi iniziamo a caricare dal fondo, dove è meno stabile possibile. Me la sleghi? Prova a legare. Bravo. Vedi qua un contadino expert. Non mi ricordo dove si comprano il coso, la calce, i fertilizzanti, quelle robe. Dove stanno? In quale scheda? Non te lo dico, Peps. Devo comprare la calce a Maverick, pirla, che non è carico il coso. Ma allora al 50%, se basta la portate come sta, ragazzi. Ah, oggetti, quello là, palle. Andiamo qua. Dove è Maverick? Maverick, sono qua, ragazzi, Promuovi il direttore, vai. Così compra anche lui adesso. Spendiamo tutti il denaro, spendiamo. Tanto ne abbiamo. Vai, passa, Pucce. C'è la crisi, ragazzi, c'è la crisi. Adesso vendiamo le balle e facciamo i milioni. Andrea, chiamami quando hai bisogno ancora. Ma perché si muove quella balla, Fixio? Ora sono all'8%, quindi. No, quella fai. Pep, se l'hai trovata? Perché si è mossa la balla? Che cazzo? Ma te la puoi comprare pure tu, vabbè, te la prendo. Non lo so, vabbè, chi la prendo tu o io?
due sacchi. Grazie. Due sacchi, due sacchi a botto. Qua siamo al 50%, servono altre 2000. Quanti litri hai? 500. Quanto è un sacco? Da 2000 litri è un sacco. Vabbè, prendi un paio. Cosa cazzo abbiamo legato, Fixio? Abbassa. E dove cazzo sta? Comprati. A dove? Eccoli là. Di fronte al blu. A chi li hai comprati? Oh. Dio santissimo. Vabbè, ci vai tu con quello? Oh, ho registrato oggi una puntata di coso di SnowRunner. Mamma mia. La puntata che ho registrato oggi si chiama Pimp My Ride in versione SnowRunner. Non dico altro. Vabbè, perché dopo spoiler. Spoilero troppo. Anche provate molto bene. Vai, guarda che qualità nel caricamento. Adesso iniziamo la seconda fila, Fixio. No, è una brutta idea. No, in realtà sì, ce la fa. Oh yeah. Vediamo se dopo il trattore tira. Comunque, Fixio, non so se hai visto che quando sali su quel trattore si apre la portiera, anche quando scendi. Porta, sì. Quando stai, Peps? 65, 20 siamo bassi. 20 euro. Perciò ho detto che... No, l'ho comprato qua, ne ho comprato 4 sacchi come minimo. Peps, se lui ti dice quella capacità del rimorchio magari, un sacco a 2000 litri, capito? Ma ci sta lui sopra il camion, Mike. Sto caricando io. Il camion blu, il trattore blu, se lo vendiamo, se non ci serve. Qual è il trattore blu? Ah, il Lazov, il russo. Quello russo, è il semirimorchio, quello con il flag, mica serve. Aspetta che adesso mi sta facendo. Il semirimorchio ci serve per le balle anche. Dai, slega tutto. Slega tutto, Fixio. Lega fast. Voglio vedere le tue abilità più veloci e voraci di slegatore e legatore. Bravo, così si fa, cazzo. Ti è caduta in testa? No. Oddio santo. Va bene, diciamo che per oggi abbiamo finito con questi. Abbiamo caricato troppo bene. Qualche campo serve l'aratro oppure la... sì, 61. Serve l'aratro. Arrivo al 61. Ci provi, che fai? Solo ci provo, bisogna sempre provarci. Madonnina. In realtà dietro all'ultima non c'è posto, c'è un'altra cinghia. Sì, ma io voglio provarci. Io ci provo sempre, aspetta, tac. Come cazzo? Posto. Oh, eccola, ehi, volevo il braccio allungabile di Maverick. Braccio che? Braccio allungabile di Maverick. Posto? Maverick, dove stai? Hai legata? Il meccanico, sì, dov'è? Il? Meccanico. Oh, meccanico, no. Per cambiare colore. Uh-huh. È qua dietro. No, non la prende, Mike. Guarda come rimane la cinta. La seconda fila non la prende. Questo va bene, tranqui. Andiamo semplicemente di una... Hai caricato, sta a posto? Sì, 100%. Ok. Vai a far finta di vendere sta roba che magari arriviamo di nuovo a 10.000 euro. Sì. Aspetta, la quarta forse ce la fai a caricarla in fondo. Sì, se le carico così in modo tipo per aria, sì, sicuro. Sì. Prova a lasciarla, a legarla un attimo. Nel frattempo è tornato qualcuno a prendere col camion anche il resto del fertilizzante, tipo? Sì, ci sono io, Mike. Prendo tutto. Ok, Fixio, facciamo sul serio adesso. L'ultima la mettiamo e via. Vai, adesso... Non si scherza più adesso. Guardate lo Pucek, qua è lampeggiante, stiamo lavorando intensamente noi. Ha paura proprio. Una domanda, voi state caricando i cassoni con i semi e tutto l'ambaradam, ma come si carica la seminatrice dal cassone? Ti avvicini? Con la V. Okay. No, R. In teoria ti compare in alto, se sei vicino ti compare in alto con F1. Vuoi provare l'ultimo, Mike? Ah, proprio, cioè, vuoi proprio insistere?
Ah, qua un buco c'è. Quando c'è un buco Mike non dice mai di no. Ragazzi, due mesi in quarantena, porca miseria, Che me lo fa fare? Ma domanda ignorante. Sei sicuro che stai caricando la roba giusta? Perché in alcuni di quei rimorchi che abbiamo messo, in uno abbiamo messo il fertilizzante, nell'altro abbiamo messo il fertilizzante liquido. No, io sto facendo i semi. In un altro ci sono i semi. Cioè, per renderci la vita semplice, abbiamo anche. Pep, se che l'hai fatta quello, Pep. A Greenwich a 1000 li vendo? Fixio, lega qua, per favore, non dire parolacce. Fregate il trattore a Fixio. Prima era una ciofeca che amava, perché adesso è un oggetto di stile. Sì, stiamo a posto, ma quello vede Mike. No, così non riesco, mi sa, No. Bene, Pino, capo risorse umane, inizia a reclutare delle braccia che dovranno spargere la calce sul 33. Adesso chi c'è di libero? Io sto facendo ancora il 61. Tra 5 minuti io arrivo con la materia prima grezza. Ok. Ma c'è tanto se una persona, non è che per spargere la calce, mica la spargo una mano, cazzo. È droppato la beta di Valorant, madonna! Non dire così. L'ho fatta. Carica dal lato piatto, sarebbe intelligente Dandy se io la caricassi dal lato piatto, ma... Piano. Amazing, basta, sei libero di andare per oggi. A chi stai liberando? No, nessuno. No, Fixio, abbiamo caricato le bale con violenza, soprattutto quella davanti mi piace come stava caricando. Ho finito di legare tutto il 33, vado a fumare una sigaretta lì. Sì, anche adesso perché non c'è tempo da perdere, bisogna lavorare qua. Esatto, bisogna... Ciao Sergio! Hai seminato tutto il 33? Seminato e già irrigato. Ah, grande, perfetto, quindi ci manca solo quella, la calce viva che sto portando. Esatto. Bene. Quindi dopo potresti andare a fare la calce. Allora, dov'è il punto vendita, Mike? Della calce, il negozio. No, la paglia. Del fieno. Ah, del fieno. È paglia. Non è fieno, sta attento. Va a capire quale cazzo del simbolo, cioè. È fienile? Ma non è possibile che non c'è una mod che al mouse over ti dice che cazzo di cos'è? Il fienile? Eccola qua. Ogni volta ti devi andare a vedere quei maledetti simboli. La paglia è quella con gli uccelli dentro. Gli uccelli dentro? La paglia con gli uccelli, sì. Dentro. Okay. Al fienile devi andare a... Poi dove il fienile sono razzi tuoi. Quindi se non lo si immaginare che simbolo sta sul farro. Al 67 il fienile. Al 67 e dove c'è la città di Balwarin, dove passiamo sempre per andare al negozio, sullo stradone orizzontale, quello grande a metà della mappa. Dai Fixio, porca miseria, comprati un navigatore con tutto quel che ti pago, porca miseria. Ciao Timoneus, buonasera. Niente, si è arreso, è uscito dalla macchina pur di non andarci. La domanda è quanto ci metteremo a caricare tutto. Una balla. Posso fregarti sto rimorchio e sto trattore? Sì. A sto coso blu ci serve, lo vendo. Mi serve. Ah, ok. Dove l'hai messo lo spargicalce qua? Io ho venduto il trattore dei sette nani e quello russo che non serviva a niente. Voglio dici tu dopo a Luca quando torna a fumare che gli hai venduto il trattore, va bene? No, quello dei sette nani che stava qua che non serviva a niente, non c'è neanche il gancio. Raga, sta venendo notte, saltiamo già la domattina? No, cazzo, non possiamo saltare la domattina. Calza la cosa dietro. Era il Fiat. Ok. Non possiamo saltare a domani perché se saltiamo a domani... Peps, prova a caricare te i semi, che a me non me li fa fare, eh. Tutta la coltivazione va a farsi benedire. Qua?
Ma forse non fa caricare dai rimorchi? In teoria no, infatti non so come volete, cioè cosa ci fate? Le scarichiamo per terra. Ma non te lo fa caricare da terra, che io sappia. Quindi non avete fatto una mezza cavolata. No, sì, con la palla gommata, dopo ti arrangi. Sai guarda come complicare la vita, eccola. Mike, compra la palla. Te che c'hai i soldi. Vedi, Mike, una banana. I soldi, no. I soldi sono 38.000, ragazzi. Ecco, arriva, sto andando a vendere. Ma cosa stanno a vendere? Oh, Eugenio! No, che Eugenio? No, io sto andando a portare. Ah, stanno a vendere, ok. No, perché. Che problema c'è qua? Sti semi e sta calce, giustamente non li possono caricare direttamente al rimorchio. Dobbiamo scaricarli per terra e poi. Per terra e poi? E poi ci vuole il caricatore. Ci vuole una benna, ci vuole, perché abbiamo già la pinza telescopica. Quindi dove mica li facciamo la zona semi? Chi è il direttore della logistica? Dove eravamo messo? Maverick, direttore della logistica. Nella zona semi c'è già un rimorchio pieno di semi, Ma secondo me. Boh, non so, mi sembra strano. Comunque c'è già un rimorchio con i semi, quello del camion. Sì, quello verde. Proprio... No, non quello verde. Intendo un rimorchio del camion con i semi sopra. Sì, al 33 sta. E poi in fattoria. Ma che cazzo è successo? Cosa ho preso? Vabbè. Stavo dicendo. Madonna santa, i cartelli strani. Leo, a te ti serve quella rata. Ti scarico quindi, Maverick, direttore della logistica. $944. Devo togliermi sti semi dalle balle, che mi serve il rimorchio. E sta calcio, scusa. Ma perché ti serve il rimorchio? No, devo vendere, Mike, non vedi che abbiamo picciolo. Ecco quello. Ma ci abbiamo 50.000 rimorchi, cazzo. Proprio poi, quello vabbè, devi prendere, Peps, porca no, miseria. No, vabbè, a prescindere dal fatto di quello, e se non la scarico non la possono caricare. Demmo che torna alla sigaretta deve spargere la calce, quindi devo comunque scaricarla. Ma sei sicuro che non la possono caricare? Così stanno dicendo. Hai provato con la calcio a caricarla? Adesso i proviamo. I semi non si possono caricare, la calcio non lo so. Chi è Umi? Riesci a fare un tentativo con quel coso rosso? Tu che hai un bel trattore. I semi certo che li puoi caricare. Sì, ma non direttamente la persona. Palle di fieno vendute. Madonna, quante migliaia abbiamo preso? Non ho neanche visto. No, $944. Ma Mike, quello di prima che hai portato al campo 33 non era un cassone? Col camioncino rosso. Ma c'erano i semi sopra. Ma in questo caso loro stanno dicendo che li abbiamo riversati nel. Cioè li abbiamo tipo. Come si dice? Riempito un cassone di semi, ecco. Non lo posso prendere lo spargicalcio. Così sto si sto dice camion. Umi, prendilo tu, vedi se poi ti fa caricare. Quello rosso. Siamo in 16, Sergio. Quel carrello della lama lì in mezzo che mi dà fastidio. Sto camion non può caricare. Dove sei, Maverick? Dietro. Guarda qua come ho preso il rimorchio. Dove sta? Sì, quello può prendere anche avanti. Sì. Questo camion lo chiamerò Rocco. Ma dove lo dobbiamo mettere questo? I came back for the fieno. Sto arrivando anch'io. Aspetta Pepsi. Forse. Che tolgono sto coso da qua in mezzo. Sta lama in mezzo, chi l'ha messa il portalama? Non lo so, qua in mezzo. Vai, Maverick, fatti valere come direttore della logistica. Puoi vendere anche quello se vuoi. Puoi venderlo. Madonna santa. Perché dobbiamo venderlo? Affiancami qua, Umi, vedi se riesci a caricare. Ti sto sulle balle, vendilo. Dal rimorchio. No, la lascio di in mezzo proprio al mal deposito. Cioè, che cazzo. Leva. Perché sta abbaiando adesso, Maverick? Me vuoi carica. Tu me vuoi carica. Apri prima il coso e vedi se ti fa caricare. Ma io questo coso l'ho preso, ma mo do lo scarico. Che cosa? Prova a vedere i comandi del rimorchio. Mettila a qualche parte che non dà fastidio. Ma qualche parte, dove non va da fastidio, ma è anche ritrovabile, sarebbe utile. No, tipo un altro in mezzo ai cespugli. Mettilo lì, sì, in qualche magazzino lì. Ma se lo mettete nei magazzini, poi la gente non sa più un cazzo in dove sono le cose.
Allora, facciamo una cosa, questi magazzini facciamoli di scarico di semi e di cose, sennò è un casino qua. Oh, decidi, no? Fa qualcosa, ti ho assunto per qualcosa, porca miseria. Ma ci stanno tutte queste cose. Prima eri un editor di video, poi adesso sei diventato promosso a gestore dei magazzini. Vedo calce viva 100%, sei riuscito a caricare o non è già carico, Umi? Forse era già carico. Non so se Dandy fa usato meno. Sono carichi tutti e due. Ma che dove no, fatto? No, era già carico quello lì. Sì, sono tutti. Secondo me chiari. Non si scaricano questi, No, no, ok, Mike, il veicolo è disponibile se ci vuoi. Che devo fare? Se vuoi salire sul mezzo col teletrasporto. Ah no, ma sto portando il rimorchio. Fuck! Stai usando rimorchio. Luca, stai portando fuori queste? Sì, sto portando il... Sto cercando di parcheggiarlo meglio. No, per capire quale dobbiamo usare per... Ma l'hai anche usato, Dandiff? Questa è la domanda. Quello dovete usare? Porca troia, dopo tutte queste ore su... Il magazzino vorrei usarlo come deposito di qualcosa. Portali all'altro. No, non ti sentiamo. Sì, ma che Maverick, dobbiamo scaricare il materiale qua. Sì. Trattore da qualche parte. Portateli all'altro coso. Ma chi è che chiama un trattore da qualche parte? Che siamo? È uno spazio che... Bisogna di un rimorchio al 61? Sto andando. Aspetta. Aspetta, dai la precedenza. Al 61 ci sono io con rimorchio. Ah, buono, a posto, allora non serve. Allora, a destra o a sinistra, vedi tu, là no, aspetta che devono togliere l'aratro, Peps. Sì, infatti. Dai, altro con il trattore da questa parte, chi ci sta? Io. Peps, chi è io? Questo a chi lo porta? Sembra di sentire a me un'ora fa, io, chi è io? Se lo devono portare al 33 sì, qualcosa. Sì, arriva. Arrivo. Lo porto io al 33? Ho portato il rimorchio serio. Bene. Peps, ma perché sei uscito di entrare dietro marcia? Fix, dove vai? Hai paura? Da Fix gli porti il rimorchio buono e scappa. No, ma ha detto che gli serve il rimorchio a loro. Ma quello è scarico, cosa se ne fanno di quel rimorchio? Il rimorchio che è piatto. Può ruotare. Cioè, gli serve il rimorchio, ma cosa carico con quello, Fixio? Giusto. Arrivo. C'è quest'altra aratro e la seminatrice. Ciao Valerio, io sto bene, tu come stai? Mettili tutti belli là, come si deve. Io volevo spegnere il motore, porca miseria, non me lo faceva spegnere, fatalità, perché tipo... Mi sono dimenticato che in realtà è tutto... Guarda Dandy che usa la forza di gravità. Aspetta. Mamma mia, professional, vedi Fixio, ti lascio in buone mani qua. E ora che stai bennando, che sta a fare? Qualcuno che mi viene a svuotare o... Vai Peps. C'è qualcuno che va con rimorchio a 61? Ci sto andando, ma mi hanno detto che c'era già e allora non vado più. Okay. A me non sembra. No, allora arrivo, no. Vedo, no, no. C'è il rimorchio, ho detto vabbè, allora cambio strada. Adesso mi dite che non c'è, arrivo. Peps, volevano togliere quello, va bene. Peps, ti tolgo la licenza, porca puttana. Anche tu sei, hai visto che bello il nuovo camion, Mike? Con la bandiera della Germania poi sopra. Sì, la Germania fucsia. Ascolta Peps, ma perché non lasci giù il rimorchio? Cosa c'è lì dentro? Dobbiamo scaricare la calce. Sai perché ci ho messo la bandiera della Germania sul mio marchio? Perché siamo euro di servizi adesso. Ah. Ma Dani, te dove stai andando? Adesso io non vorrei dire Peps, ma... Giusto così, non vorrei dire ma... Attenzione, oh, è luce fu, cazzo, grande diva. Che avete acceso San Siro? Sì. Ecco bravo, lascia qualcosa, mi dica chi è che parla? Sono Darwin, no niente, volevo chiederti se puoi mettere la velocità gioco a 1 realistica così non viene notte subito. Che cazzo stai facendo Peps? Dobbiamo scaricare tutto dentro. Mi hai trapassato il cervello, altro che dobbiamo trapassare il cervello qua. Che? Un euro di servizio. Questo che è Peps? Semi, uno da un lato e uno dall'altro. Sì. Ma sei sicuro poi che non funziona? Non funziona. Luca, mi dai un attimo il rimorchio? Se no ci vuole il caricatore al nastro, Mike. Sì, il caricatore al nastro adesso, pure per caricare dei semi, cazzo.
Sì, l'ascoltano il direttore della logistica che sta organizzando. I pellet te carichi direttamente, ma in quel modo non lo so se funziona. Dov'è l'estrattore? Pax, questa roba la do sul campo 33? Sì, mi sa che Luke se ne occupava della calce dopo la sua pausa. Capì, non sta durando sì, troppo. Se trovo... Adesso è già carico, Mike, lo vedo carico. Al campo sì. 33, Umi ti ha lasciato un regalino. Guarda come sei... Incredibile. Perché te ne stai andando? E con il... No, mi giro dall'altra parte. Perché non ho entrata. Oddio santo. E niente, piccio banane per tutti. Comunque, quindi se volete, possiamo mettere dei fari qua in giro. Vediamo qua se riesco. Per illuminare tutta la zona. E comunque al 32 bisogna. Con 47.000 che fari? Scusami, Darwin. Cos'è che bisogna passare? Chi? Al 32 bisogna passare diserbante. Non ha le erbacce. C'è l'erbicida, l'ho appena portato, mi sa, qua. Sì, il giallo è l'erbicida. Sì, sta lavorando sul 33. Beh, insomma, perché quelle risposte? Lasciali là, no? E metto più ordinati. Porca miseria. Va bene, Dove l'ho portata sta lama? Signori? Diva? Sul 61, però mi sa che il tempo che lo aggancio qua hanno finito. Appunto, se sta già... Non lo so, metti d'accordo con loro che stanno sul campo. Spostati, porca miseria. Quella è calce, porca miseria. Questa Mike va a finire dritta in questo magazzino, ordine della logistica. Dani, l'ultimo, riposizionalo. Mi serve un carrello? Guarda che ti sposti. C'è l'erba sul 33? C'è l'erba sul 33 o sul 32? Anche sul 33. È ricresciuta tutta. Sul 33 ci... Ma raga, l'erbicida si dà all'ultima fase di crescita, Aspetta che mi sposto. I gatti le fanno queste cose. Grazie. Mike è indifferente, dallo prima o dopo le radici, dopo, una volta dato non ricrescono più. Entra prima tu, Mike. Io sapevo che bisogna darlo all'ultima, durante l'ultima fase di crescita, praticamente. Dimmi, Mav, come lo vuoi sto coso? Dove la vuoi? A destra, a sinistra, fai tu. No, vai di là dove stai, bravo, vai così, sennò io non ci entrerò mai. Poi dobbiamo prendere una pala frontale. Tutta sta roba per caricare un cacchio di rimorchio, sì? Il mi è esploso il gioco, che bello. Ma sta caricando qualcosa o sta svanendo nel nulla? Sì, ma non si vede, dove cazzo sta sta qua? Ma si sono esploso. Ma... Sta laggando tutto o sbaglio? Non ero io. Qual è per l'erbicide? Allora, che cazzo, è invisibile la roba qua. Sì, sto vedendo anch'io la stessa cosa. Sì, ma guarda il rimorchio però, se vado in retro sale sulla roba. Sì, perché... Ma forse sì, perché pure quando salti, se salti sul coso ci entri dentro, se provi a saltare nel rimorchio, non ti fa stare in alto. Ma secondo me non è questione di stare in alto, secondo me è questione che il pavimento... Cioè il pavimento dell'hangar, capito? Eccolo che qua, vedi che sta comparendo. Sta comparendo adesso. Io dice che era un silo per mettere tutto. Però non abbiamo denaro, io l'ho. I gatti arrivano dappertutto, Valerio. Ho capito, li chiamerò Lucky, ma cos'è? Lucky questo, Lucky quello. Lucky è nome da camion fucsia, lo chiameremo Lucky a quel camion d'ora in poi. Che sta comparendo, Mav? Io non vedo nessuno.
Cioè, voi vedete qualcosa qua dentro? Te non vedi i semi? Ci sei sopra? Sì. Ma io lì non li vedo i semi. Io vedo una piccola macchia bianca. È come la paglia che compare dopo un po'. È rossa, sì. Vai. Sì, lo so che è rossa. Vedo fermo, il rimorchio che fa... Scarica. Vedo il rimorchio che fa su e giù, ma non vedo niente. Ecco, fermo, sta scaricando adesso. Vai avanti un po'. Boh. Danny, che dici? Vuoi fare un primo viaggio? Ok, è finito, Mike, no? Sì. Tanti. Pino, cosa stai vendendo ancora? Banana? No, Danny, adesso sto scaricando. Stacca una fascia che si è bloccata, dice Dandiff. Umi, anche ti faccio pagare la benzina, A posto, ho scaricato tutto. Ok, non lo so se ti serve sto rimorchio. Bah, Mike, serve sto rimorchio? Però io lo venderei per prenderne uno a semi rimorchio per questo camion, no? Che è più comodo. Madonna santa, fai quello che vuoi, Peps. non c'hai un trattore, Peps. Ok, io vado a vendere, intanto metteli vicino uno a un altro. Peps, sai che ci vuole? Che ci vuole? Di fieno, vediamo quanto ci dà. Madonna, chi è che si sta portando via Pino? Ci vuole le rapide, 8.000. Ci vuole una pala meccanica e un... la pala per il coso, per caricamento, il... come si chiama quello che... La benna. Quello che riammucchia. Ah, il liberatore vuoi te? Peps? Sì. Ma c'è qualcuno che sta avanti, lavorando che sto campo? Prendo anch'io. Chi è che sta lavorando il 61? Io. Il 61 c'era Andrea che però è esploso e non so chi altro. Vedo. Ah, ci sei. Perché no? Vedo cosa vendere. Direi sempre all'Inton Mill andiamo con quella cosa dell'avena, quella roba brutta, sì, l'avena. Sì, andiamo di avena. Sì, la cosa... Io non voglio la nuova, voglio la forza di Schlenner. Adesso ne carico un po' anch'io. Sul 42 c'è da fare qualcosa? Raga, ma dove è finita la lama della Fortlish, Forflow, Fornition? Com'è che si selezionava il coso? Ah, là dietro! Che cosa? Premendo... Allora, adesso tu usi la tastiera o usi il pad? Quello che vuoi, quello che ti viene più comodo. Ah, col pad è l'analogico, non mi ricordo se destro o sinistro. E ti dà e ti fa scegliere il tipo di ok, dopo campo 61 Umi Aratro, grazie. Umi? Dimmi. Ciao, notte Mate Barbas. Campo 61 dicono Aratro. Ok. Adesso Peps, aspettami che vengo con anche te. Anche tu devi venire al Little Mill? Sì. L'avena l'ho ciulata tutta io. Ok. No, ho sbagliato. Adesso vi faccio una domanda, signori. A tutti. Little Mill c'è la colza. Domanda ok, allora aspetta tutti. Che la vendo. Sì. Domani sera chi è che c'è eventualmente per lavorare? Cioè per lavorare, per giocare, per essere qua? Io ci sono. Teoricamente io ci sono. Sì. Io con lui. Anch'io. Potete dire sì o no, perché non capisco se io ci sono o io non ci sono. Sì. Beh, dai, ci sono un po' di sì, quindi direi che... Beh, io sì, ci sono pure io, quindi. Yep. Ah, perché ci sappiamo male, che la cazzo, tutti fottuti siamo. È finita la calce. È finita la calce. Poi è finita la calce. È pronto, Pino? Sì, vai. Quindi ho finito, io qua sul campo la calcio. Ok. Sì, immaginavo che finito tutto sul campo, ma intendevo c'è un sacco di calcio là nel deposito, bisogna caricarla. Sì, ma serve una benna. Allora, dov'è il mantoio là? Di che? Il caricatore frontale? E ce l'ha Dandish, mi sa. Ma ha finito? Uno in negozio. Il negozio non c'è. No, c'è il trattore con il caricatore. Darwin, non ti sente nessuno, credo. Sì. No, ci sono molte bale a caricare. Che Umi.
Oh, mi do la porti quella? Ma non ci conviene, da Dandiff, quasi quasi, di prenderci un cacchio di autocaricatore. Minchia, Peps, quanto corre quel camion là? Tipo quello della Ursus, non so se c'è. È un euro di servizio questo. È potente. In realtà, Peps, ci sarebbe anche un camion più moderno che fa più o meno le stesse cose. Ma mi piace questo. Lo so. Poi può caricare davanti. Come può caricare? Può attaccare davanti. C'è il rimorchio, c'ha pure il gancio traino davanti. Gancio avanti. Dai. Cos'è che stavo cercando io? Cos'è che stavo cercando? Voglio solo un bel cassone a semirimorchio, sto coso. Tecnologia per balle. Quello sarebbe utile anche là, in effetti. Cazzo, non ho messo la mod, mannaggia a me. La mod per le no? Aspetta. L'autoloader? No, non voglio l'autoloader, è un cheat, non lo voglio. E che cosa vuoi allora? Volevo semplicemente quello che fa, cioè non è un autoloader, è praticamente il rimorchio della Ursus, quello che carica le balle tonde in automatico, capito? Che fa il meccanismo. Scrivitelo. Bello quello, ce l'avevo sul mio. Quello che balla è praticamente e carica. Togli. La Ursus, ho capito. Le balle le porti via tu, Fizio? Sì, le sto per vendere. Che altro c'è da fare? Allora, tolgo sto elenco in mezzo allo schermo. Sì. Metto quello lì della Ursus, che tra l'altro lo trovate in gioco direttamente. Cos'altro c'era da fare? Il traslatore vuole Maverick. No, vabbè. No, ma aveva detto anche un'altra cosa, Mike, prima, che riguardava, cos'era? La pala per caricare me la calcia. Se non posso andare. No, vabbè, quella la compro io, non è un problema. Il problema è. Dai, che hai 50 soldi, 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 soldi. Madò, quanti danari, madò, diventiamo ricchi, madò. Sì, come no. Guarda là, questi cazzi non finiscono più. Dalle balle, vero? Sì. No. No, le balle valgono niente. 36 di mila di euro soldi. E Peps? Sì. Dimmi se sei d'accordo. Se a Mike viene la malaugurata idea di fare silvicoltura, ti ricordi che possiamo fare ammuttinamento, vero? Ah, sì. Lì Peps, proprio. A Peps piace la silvicoltura. Lì sicuro non è che prendo un cavallo, ma ne prendo 5 di cavalli. Madonna santa, la gente qua non capisce niente. Quella roba la facevo solo Cosimino e basta. Mamma mia. La silvicoltura fa la gara il server, a posto. Ecco, allora non si può fare. Ma Andrea, Peps, dov'è che hai scaricato la roba? Usi la strada. C'è il cartello proprio, Landon Mill. Appena fa dopo la curva a destra. Sto dicendo, tu usi la tecnica di andare avanti e indietro, ma no, vedo che stai facendo anche tu. Giro, giro tondo, bene, bene, bene. Ma cassoni da carico sono tutte le robe che abbiamo? No, perché non vedo. Questa carretta. Cos'è che hai rifiutato, nonno? Nonno, ti meriti un premio, porca miseria. Ho un titolo che ho messo come spoiler alert sul gruppo di Telegram. Un titolo che vi dico solo che esce a settembre. Quello che io ho indovinato? No, non è quello, è un altro ancora. Ed è un titolo coi controrazzi, signori. Che fai, Nicola? Vuoi botte? Vuoi botte? Posso iniziare ad arare il 60? Puoi iniziare ad arare, cioè dai 61 da arare, oppure se no il 60. No, troppe bolle di fieno sul 60 ancora. Il 61 si può arare però. Mike, ci sta solo la categoria è solo cassoni da carico per i carrelli, non è possibile perché non vedo quelli piccolini. I cassoni da carico sono quelli che aspirano da sotto, non è che non sono quelli. Dove come si chiama la categoria dei carrelli? Carrelli. E non altro. Mai che arrivano altri soldini. Vai, che sei. Mike è proprio il primo, mamma mia. Allora, quindi tu adesso hai comprato. Comunque, ragazzi, il fieno è veramente da pochissimo. L'ho venduto 7 balle a 2.000-3.000. Sì,
Sì, non vale un cazzo, è quello il punto, quindi... Ma la mod del man è utile come coso... Quello là, quella cosa arancione che hai sempre, sì, in piedi. Sì, sì, sì. Però, ah, però è solo per le balle quello. Darwin vuole... cioè se ne va, signore, mi dice. Quindi mi ricordo che era uscito qualcuno prima. Se c'è io là, o boh. Ma era uscito prima qualcuno per andare via, per lasciare il posto ad Andrea, sì, tipo. Sì, però non mi ricordo chi era. Il problema è che non conoscendo i nomi. Nome. Cacchio, il Feltrina trasporta 46.000. Che giri stiamo facendo? Andrea, basta che mi dici che senso vuoi prendere e io ti seguo. Adesso stai facendo quello a riga. Mettilo a fianco al primo, quello. Aspetta, 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 Nicola. No, io volevo fare una cosa fighieri, ma Andrea, volevo venire in parallelo, cioè tipo dietro di te. Ah. Più a destra, più a destra. Vai, vai boss, vai. Certo che sta lama così piccolina non è che rompe i maroni. Non ti fa consegnare. Senza scheda video, che cacchio. Cosa vuol dire che senza scheda video? Già adesso c'è qualche colpo di lag per colpa del... boh. Secondo me questi non si aspettavano di avere il servo da 16 pieno così. Spero che quei freni sono diminuiti. Sì, ma quindi i freni sono diminuiti per un effetto più realistico, non per far schiantare la gente. Apparentemente. Serve un aratro da qualche parte. 61. Lag, aiuto. Ho guardato, noi stiamo arrivando il 61, però non ci abbiamo messo la calceviva sopra. Beh, ce la mettiamo dopo, noi siamo più intelligenti. Sul 33 è stata messa la calceviva. Ah, devo caricare, mi serve qualcuno che mi carica il cassone perché mi manca un pezzo. Solo la palla. Ho una palla o qualcosa, ma vedo che sono svaniti 70.000 euro, quindi... Sì, infatti. O Peps ha deciso che vuole quittare. È Maverick che ha fatto acquisti sicuro. Ma dico, o Peps vuole quittare la partita, oppure... È Maverick che ha fatto acquisti, vedi che sta zitto. Oppure Maverick vuole quittare la partita. Io sono stato lì 3 ore a vedere i rimorchi e ho deciso di comprare il man da 7.000, quindi più risparmio di così. Peps? Sì. Sono sempre davanti. Ne prendi un altro di man che così vado più veloce. Di camion non abbiamo i soldi perché Maverick ha fatto shopping. Non so cosa abbia preso, forse la pala, spero, boh. È la pala sto prendendo, però... Stavi? Come stai? Non l'hai già presa? Sì, l'ho presa, però con questo aggeggio non si prende la pala. Io c'è una cosa che non sopporto di questo gioco, ma proprio in maniera proprio virile, proprio a pelle, proprio a sangue. Sono i clacson handicappati che hanno tutti i mezzi. Cioè potevano impegnarsi un po' di più, cazzo. Ma Dani, non ci carica più niente qua. Mike, non solo nei clacson potevano impegnarsi un po' di più, però, mi hanno dato il suono della FIA. Aspetta, Eugenio, non lo carica quello. No, ma è così da 5 anni praticamente, capito? Sì, non hanno minimamente cambiato. Non credo che c'entri niente, Pacchi. Ma anche perché dopo le missioni te le dà. Cioè, se tu il rimorchio giallo ce l'hai da qualche parte sulla mappa, lui te lo fa, ti dice ok, si trova da qualche altra parte. Comunque, se qualcuno gli dà il cambio sul 61 ad arare, dice Darwin. C'è qualcuno di libero? Sì, sta andando. No, Umi, lui c'ha già, ti lascia proprio il trattore se vuoi, già in posizione. Ah, è perché sono andato alla strada con la razza. Metto da una parte. Ma ti conviene portarlo qua in fattoria e poi. E poi fai il passaggio sull'altro trattore.
Se no, portalo qua, portalo qua, Umi, portalo qua, che dopo facciamo la natura in due, in tre. Comunque sì, direi che le balle non sono un buon investimento a questo punto della storia. No, quasi prendevi di più con la silvicoltura. No, quasi, sicuramente. Sì, buonanotte Leo, buonanotte. Darwin dice che il trailer, il trattore è in posizione per partire, Umi. Sì, adesso sta portando, adesso ci sta portando. Ciao Leo, buonanotte, grazie alla compagnia, bello. E se no, Umi? Lo lascio qui nel campo e poi lo prendo. Pacchi, onestamente non so cosa dirti, cioè nel senso... Più che uscire, ricominciare, riavviare il gioco così e assicurarti soprattutto di avere attiva la missione giusta, ok? Quello è importante. Eps, stai cercando di parcheggiare? Sto togliendo sto coso e mi rompe i coglioni sto semirimorchio. Minchia, ma è orrendo però sto carrello. Basta, lo vendiamo. Sì, a 40.000, ma è bruttissimo il feltrino. Io ho preso perché sicuramente c'erano i nazionalisti che volevano vedere le robe italiane, capito Peps? Cioè è comodissimo, costa poco e c'ha 38.000 unità, ma è veramente scomodo da parcheggiare. Per sistemare. Vabbè, ma nessuno deve parcheggiarlo in retro, Peps, porca miseria. Comunque la resa fa abbastanza cagare su questi campi, mannaggia. Allora, io mi sto domandando, conviene avere tipo... vendere qualche trebbia e averne una con la lama da 50.000 metri oppure averne di più e più piccole? Prenderne una con la lama lunga, una corta per i campi più piccoli e poi la trinciatrice più avanti. Le lame lunghe però mi raccomando, abbastanza lunghe da avere il proprio carrellino, perché sennò è un casino. Quelle lunghe già ce l'hanno. Ah, sorpasso incredibile di Mike su Andrea. Amazing. Gara all'ultimo sangue. Chi vincerà questo rettilineo? Andrea mi sta spingendo fuori dalla pista. Madonna santa. Adesso cerco di rientrare in pista, ma questa cacchio di trebbia. Vabbè, portami tu, Andrea. Madonna santa. Dobbiamo recuperare. Che caspita hai preso, Pep? C'è la cosa rosa. Non ce la si fa. Madonna santa, violenza in campo. Maverick, quello è il colore di servizi, dovresti saperlo. Euro di servizi, grazie. Euro di giusto, scusa Map. Scusa Peps. Niente, il mio stesso moderatore mi butta fuori dalla gara, è incredibile. Porco cazzo. Mi ha vestito un trattore. Andrea, bannati da solo, per favore. Benvenuto a Mirko Peter e anche a Arnauiti. Guarda Fixio, non è una gara, vai tranquillo. È già finita quella. Cristiano Ronaldo 10,90. Che misure ma sono? Quei carrelli del Mano ci vanno su sto trattore qua oppure no? Oddio santo, quante domande che mi fa. Mi sa di no, quella mod, vanno solo sul Mano forse. Cioè, come va? Dandif, arrivo. Abbiamo il tuo benestare nel vendere il oddio santo, il rotolaballe. E cosa che fa le balle, dai, non ci sono un cazzo in questo momento. Tanto non abbiamo gli animali. No, infatti. Fixio, scusa. Ha scoperto che non hai freni. Ma che lago è diverso. Ah, te hai chiesto scusa, a me è venuto a sbattere contro. La prossima paglia la interriamo. Bravo, bravo Dandif. Se è così, tu così si comincia. Oh, va piano. Non ci passo, mi sa. Prima con la paglia e poi con i rifiuti tossici. Oh, intanto bisogna iniziare da qualche parte. È sempre questo che c'è. Ci hanno insegnato così. Bisogna iniziare sempre da qualche parte. Poi... come prosegue è faticoso Sergio, eh?
Devo togliere questo messaggio automatico, cazzo. Benvenuto Gianlu. Non c'è la macchina per lavare i trattori? Sì. Ma io non passo nella strada, occupo la strada io, vabbè. Cioè? Voglio lavarla a mano. Ah, dov'è, dov'è? Adesso te la procuro. Cosa che ho sul carro?